Buonasera, che vi avevo detto martedì scorso? Che vi avevo detto che la partita Ajax-Tottenham non era finita? Che vi avevo detto? Ragazzi miei, giocare contro le squadre inglesi è così. La partita non è mai finita fino al fischio dell'arbitro. Ragazzi miei, posso dire la verità? Strameritava l'Ajax. L'Ajax strameritava di andare in finale. Era una partita scritta a 45 minuti dal termine. Eppure, ragazzi miei, contro gli inglesi non devi mai mollare. Non devi mai mollare. Perché le squadre inglesi non sono mai morte. Non sono mai morte. Allora, signori, inutile dire che domani l'Europa è appesa all'Eintracht di Francoforte. Perché altrimenti, per la prima volta nella storia delle coppe europee, le finaliste delle coppe saranno tutte inglesi, tutte di una nazione. E ragazzi miei, il dominio inglese è iniziato. Lo ripeto per l'ennesima volta, con quello che stanno combinando a livello giovanile, cioè questi non solo hanno i club più ricchi, non solo i migliori calciatori del mondo vanno a giocare in Premier, ma questi anche a livello giovanile dominano. Ragazzi miei, qua inizierà un'epoca, un'era, un dominio forse ancora più lungo di quello che è stato quello spagnolo. Ragazzi miei, Liverpool-Tottenham, finale di Champions League. C'è una chiara favorita che è Liverpool, ma amici miei, non vorrei ci scappasse la sorpresa quest'anno. Mamma mia, volevo ragazzi miei. Mamma mia, mamma mia. Per il resto, che dire della partita di stasera? Un Ajax splendido, spettacolare, commovente e molto sfortunato. Gol mancati per un soffio, pali, non lo so, un dominio assoluto. Poi se ne esce questo Lucas Moura, un ex grande promessa delle giovanili del San Paolo, è stato a suo tempo anche in orbita Inter, a suo tempo, poteva andare all'Inter, poi andò al Paris Saint-Germain. Niente, uno scarto del Paris Saint-Germain porta il Tottenham in finale, ragazzi. E ragazzi miei, la squadra più inutile d'Inghilterra rischia di diventare campione d'Europa, Amici miei, il calcio è questo. Il calcio è un bello sport anche per questo qua. Certo che abbiamo assistito a una Champions League fantastica, fenomenale, cioè imprevedibile, mai scontata. Forse la migliore edizione da quando esiste questa formula. Comunque il calcio inglese si avvia a dominare l'Europa, si avvia a vincere entrambi i trofei. Ripeto, le speranze europee sono nei piedi dell'Eintracht di Francoforte a Stamford Bridge domani. Partono dall'1-1. Non lo so, ragazzi miei, non lo so. Perché non penso proprio che l'Arsenal venga eliminato dal Valencia, anche se potrebbe anche quella non essere una partita scontata. Potrebbero, perché no, capovolgersi anche lì i pronostici. Però, ragazzi miei, se dobbiamo leggere le due rose, le rose delle squadre, non c'è gara. Praticamente un Chelsea-Arsenal annunciato la finale di Europa League. Liverpool-Tottenham-Chelsea-Arsenal. La cosa che mi piace è che i grandi squadroni che hanno speso miliardi a secco. A secco, il Manchester City a secco, il Paris Saint-Germain a secco, il Barça, il Real Madrid a secco, la Juventus a secco. Ragazzi miei, questo cosa ci sta a indicare? Che nel calcio vince alla lunga la programmazione. Ed è quello che non riusciamo a capire in Italia, ragazzi miei, ed è quello che non riusciamo a capire in Italia. Quando il calcio italiano, dopo
i titoli mondiali, il titolo olimpico dell'anteguerra, quando il calcio italiano è tornato a essere forte, veramente forte, negli anni 60, con l'avvento delle 2000 Nisi, Inter e Milan che vinsero la Coppa dei Campioni, e soprattutto dopo il disastro, dopo la sconfitta con la Corea, che chiudemmo le porte agli stranieri. Sì, non vincemmo Coppe Europee per anni, ma piantammo il seme del dominio degli anni no 80 e 90. Così sta succedendo agli inglesi. In Premier, sono sempre di più i ragazzi inglesi a giocare nelle grandi. Guardate il Liverpool, Alexander-Arnold, Milner, Henderson. Guardate il Tottenham, che è praticamente l'ossatura della nazionale inglese, ora in finale di Champions League. Guardate l'Arsenal, giovani interessantissimi che ha. Lo stesso Chelsea. Questi si avviano praticamente a dominare il calcio europeo e mondiale. Resta un gran peccato per l'Ajax. Sinceramente avrei preferito l'Ajax in finale. Ma sarà altro che una Champions League Europa League, sarà una Premier League allargata quest'anno in Europa. Ebbene sì, sono stato facile profeta. Dissi che l'Ajax è molto più forte in trasferta che in casa, lo dissi. Così quando l'Ajax giocò contro la Juventus, io dissi in un video prima delle due partite, dissi ragazzi, vediamo di chiuderla già l'andata, perché se lasciamo il punteggio in bilico, questi in trasferta sono pericolosi. E purtroppo sono stato facile profeta. Dopo la gara d'andata, dissi, attenzione, è vero, l'Ajax ha vinto 1-0, ma l'Ajax in casa lascia, non lo so, ha più di qualche lacuna. Difatti, l'Ajax in Champions ha vinto a stento col Benfica 1-0 e con l'AEK di Atene che lascia il tempo che trova. Le altre partite o le ha pareggiate o le ha perse. E anche con la stessa Juventus, se mi entra il palo di Douglas Costa o se mi danno il rigore su Bernardeschi, forse oggi staremo festeggiando la Juve in finale, ma l'Ajax meritò di passare, è inutile ritornare al passato. Che altro dire? Abbiamo da imparare dal calcio inglese. Abbiamo da imparare. Ahi noi, questi si avviano a dominare intanto a livello di club e ahimè, temo molto presto anche a livello di nazionali. Vedremo l'Europeo Under 21. Vedremo l'Europeo Under 21. Quali saranno le premesse? Io già vi dico che il prossimo anno l'Inghilterra parte favorita per gli europei. Non vedo una squadra superiore, forse la Francia se la può giocare, il Belgio, ma Spagna, Germania, Italia non le vedo competitive rispetto a questi qua. Ragazzi miei, la perfida Albione si avvia al dominio, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale e buonanotte.